La Commissione Tecnico-Scientifica sul tema dell'AIDS continuerà il suo lavoro nel prossimo triennio. È ancora oggi molto importante poter avere un supporto da parte di un gruppo multidisciplinare, in quanto il tema della prevenzione di HIV è ancora un tema importante. Nella nostra regione negli ultimi anni abbiamo assistito ad una riduzione del numero totale dei nuovi casi, ma rimane sempre molto elevato, più del 50%, il numero delle persone che arrivano ad una diagnosi tardivamente. E questo è uno dei punti su cui la Commissione incentrerà il suo lavoro, cioè cercare di aumentare la sensibilizzazione a tutti i livelli, sia in quelli che vengono considerate le categorie più fragili, sensibilizzazione anche degli operatori sanitari, per cercare di far emergere il sommerso. Una delle barriere sia per la esecuzione del test HIV e anche a volte una barriera informativa è costituita dallo stigma. Stigma che è sia per le persone sieropositive, ma uno stigma che riduce anche l'accesso al test. Infatti questa direi che è l'unica patologia che purtroppo è associata ad un giudizio morale. Quindi il lavoro di formazione e di prevenzione è proprio focalizzato anche nel cercare di normalizzare, fra virgolette, il più possibile anche l'esecuzione di questa indagine diagnostica. Il tema della prevenzione poi si intersecherà in maniera importante con la prevenzione di tutte le infezioni sessualmente trasmesse. Si sta istituendo in regione una rete più formalizzata. Oggi uno dei temi che viene toccato più frequentemente è il tema della PrEP, cioè della possibilità di utilizzare farmaci per prevenire il contagio. Trattandosi di una prevenzione farmacologica, è necessario che ci sia una supervisione medica, è necessario che ci sia una presa in carico, però questi sono percorsi che nella regione si stanno potenziando e che si stanno valutando in maniera più approfondita. La regione ha organizzato sia da tempo un telefono verde attraverso il quale si possono avere informazioni sia per quello che riguarda i comportamenti, sia anche dove eventualmente effettuare il test, con quali modalità, ed esiste anche un sito, il sito HelpAIDS, ed è possibile anche porre delle domande ed avere delle risposte su quesiti specifici, e questo sito negli ultimi anni è stato molto implementato, il numero di utenti è sempre più elevato. La Commissione ha una composizione multidisciplinare, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista del mondo del volontariato e del mondo delle associazioni, che costituisce un tassello estremamente importante per riuscire a realizzare degli interventi che siano interventi significativi a livello locale. E infatti in tutte le realtà appunto provinciali sono presenti delle associazioni che con il loro contributo riescono a diffondere maggiormente il messaggio di prevenzione ed anche di formazione nei confronti della popolazione generale.